Buonasera e ben ritrovati a Salute 3.0, il nostro appuntamento del giovedì sera con la salute che ci vede al fianco di esperti per parlare di benessere, salute, bellezza e stili di vita. Come avete potuto vedere dalla puntata scorsa, il format è leggermente diverso, vogliamo affrontare tanti argomenti sotto vari aspetti, ma anche darvi molti consigli pratici da applicare anche a casa. Oggi in particolar modo parleremo di postura, cioè la posizione corretta da assumere, quali sono le calzature più adatte, gli esercizi per poter prevenire, qual è il ruolo della ginnastica posturale, ma ancora dello sport e tanto altro. Insomma, come avete capito, gli argomenti sono tantissimi, quindi io vado subito a presentarvi i nostri ospiti in studio. Abbiamo il tecnico posturologo Rick Dolcetto. Buonasera, benvenuto. Grazie. E il professor Vincenzo Sollazzo, medico ortopedico. Buonasera. Buonasera. Quindi stiamo parlando, l'argomento principale è quello della postura, ma quindi spieghiamo a casa che cos'è la postura e qual è il suo ruolo fondamentale. Certo, la postura è la posizione che assume il nostro corpo nello spazio. Questa posizione non è solamente statica, è anche dinamica, per cui ci deve essere un equilibrio fra tutte le strutture del nostro corpo e qualcosa che sta a coordinare questo equilibrio in tutte le sue posizioni, si intende, sia che la posizione del corpo sia statica che sia dinamica. Quando noi vediamo una persona ferma in una posizione, non è in una posizione di stasi inerte, è in una posizione di stasi, fra virgolette, dinamica, perché quella posizione statica viene mantenuta da un equilibrio costante di muscoli che sono coordinati da qualche cosa. Quindi in realtà i nostri muscoli sono sempre in movimento, nonostante la posizione. Esattamente, non esiste mai un muscolo in condizioni di quiete completa, quindi è un muscolo che è sempre in azione e che ha un suo tono muscolare che viene regolato a seconda della necessità da un sistema. Questo sistema è quello del sistema nervoso centrale, il quale sistema nervoso centrale riceve delle stimolazioni da parte dei suoi recettori periferici e in base a queste stimolazioni manda delle risposte al corpo su come stare nella posizione senza collassare, senza cadere per terra, tanto per intenderci. Di conseguenza, noi abbiamo che il cervello e il sistema nervoso centrale in senso più ampio riceve delle stimolazioni, come per esempio possono venire dall'occhio, dall'orecchio interno, dove noi abbiamo tutti gli organi che prevedono le stimolazioni relative all'equilibrio, dalla bocca, poi eventualmente ne parleremo anche più avanti, certo. Dal tutto il sistema osteoarticolare, muscolo scheletrico e dai piedi. I piedi sono un organo molto importante di informazioni che vengono al sistema nervoso centrale, il quale sistema nervoso a sua volta, in base a tutte le stimolazioni, a questo sistema di telemetria, diciamola così, molto più moderno di quelli che vediamo sulle Formula 1 e più efficace, poi decide, dà gli ordini ai singoli gruppi muscolari di coordinarsi e di esprimere una contrazione efficace per mantenere la giusta postura. E quindi di giusta postura parleremo appunto questa sera, e volevo capire un attimo, far capire anche a casa, perché magari non è un ruolo ben ancora definito, che quello del tecnico posturologo. Volevo capire insieme a Rick Dolcetto il ruolo, perché e quando rivolgersi al tecnico posturologo, poi ovviamente parleremo anche delle disfunzioni con il nostro ortopedico. Allora, è una figura relativamente nuova rispetto, esatto, a fisioterapisti, massofisioterapisti o quant'altro. È una figura che diventa un po' di riferimento quando, ahimè, non ci sono più tante soluzioni nel campo. Allora si parla di problemi posturali, che è una parola che ci sta molto utilizzando in questi ultimi anni. E quello che facciamo noi è una visione a 360 gradi del corpo, perché nulla mi vieta di pensare, e purtroppo è cosa odierna, che un problema a livello fisico di colonna vertebrale, dove riscontriamo le più grosse problematiche, sia dovuto a una sofferenza
di qualche altro apparato del corpo. Come diceva correttamente il dottore, siamo figli di equilibri. Se questi equilibri vengono interrotti o modificati, qualcuno va a soffrire, ma può essere che lo faccia per colpa di qualcun altro, che non sia il reale colpevole. Vorrei essere che la causa sia da ricercare da qualche altra parte. Ecco, colgo la palla al balzo per mostrarvi un servizio che abbiamo realizzato proprio questa mattina tra il collegamento tra l'occlusione dentale e la postura. Vediamolo. Buonasera Vittoria, buonasera al pubblico di Salute 3.0. Come anticipato, ci troviamo con il dottor Pelati, medico appunto e dentista, con cui parleremo tra l'altro di un legame che non tutti conoscono, quello tra occlusione dentale e postura. Sembrano due settori, due segmenti completamente dissociati e invece il legame c'è come. Intanto dottore, buonasera, benvenuto. Buonasera ragazzi. Ecco, allora parliamo dunque di quello che ho anticipato poco fa, quindi questo legame tra occlusione dentale e postura, partendo però da un termine magari che non tutti conoscono, la gnatologia. Che cos'è la gnatologia? Sì, la gnatologia diciamo che è una branca dell'odontoiatria che anche noi dentisti spesso conosciamo solo parzialmente, è una branca relativamente nuova, diciamo che è stata studiata e approfondita soprattutto negli ultimi 20 anni. Si occupa essenzialmente di quelle che sono le funzioni normali, ma anche funzioni anomale, dell'apparato che viene denominato stomatognatico, ossia di quelli che sono i rapporti di alcune strutture anatomiche con la masticazione, con l'occlusione. Le strutture quali sono? Sono strutture ossee, essenzialmente la mandibola, la mascella, soprattutto i denti, perché noi parliamo sempre del modo in cui i denti si vanno a posizionare in modo stabile, diciamo nella fase di stabilità dal punto di vista masticatorio, ma ci sono anche tante altre strutture che sono interessate, fra cui l'articolazione temporomandibolare, abbiamo anche dei muscoli, abbiamo diciamo anche dei nervi che vengono interessati. Quindi è un apparato molto complesso, molto vasto, che viene ad interagire con appunto l'occlusione. Come occlusione poi noi parliamo di malocclusione soprattutto, ossia una condizione di anomalo rapporto fra l'arcata dentale superiore e l'arcata dentale inferiore. Il rapporto fra occlusione e postura è un rapporto ancora molto dibattuto, diciamo che ci sono ancora molte diatribe che a livello del mondo accademico che dividono un po' il mondo, diciamo anche dei professionisti, fra coloro che hanno una fede assoluta fra questa connessione fra occlusione e postura e quelli che invece ribadiscono il fatto che la connessione non c'è. Diciamo che dal mio punto di vista non si può negare l'evidenza, ossia noi vediamo che la nostra mandibola, perché parliamo essenzialmente della mandibola, della posizione della mandibola nello spazio, la mandibola è controllata ed è gestita da una serie di muscoli che sono muscoli poi collegati a un altro osso che si chiama ossoioide e è un'articolazione. Quindi questi muscoli sono collegati ai muscoli cervicali paravertebrali, ai muscoli toracici e quindi a catene muscolari che lavorano in modo sinergico. Quindi il pensare che la mandibola possa condizionare anche magari delle lombalgie, delle sciatalgie, forse è un po' un eccesso, ma sicuramente è correlata a cervicalgie, quindi dolori ai muscoli cervicali, è correlata ad esempio delle cefalee, anche questa è un'altra, perché sono muscoli molto vicini anche all'apparato stomatognatico. Noi lo vediamo anche nell'odontoiatria sportiva che la correlazione fra una buona occlusione e l'equilibrio muscolare e quelli che sono la coordinazione dei muscoli addirittura aumenta del 5% la forza muscolare dell'atleta stesso e quindi anche le sue performance sportive. Quindi diciamo che la posturologia in ambito gnatologico, e oggi nascono anche proprio delle scuole di gnatologia posturale, sono collegate a questi concetti più neuromuscolari che diciamo osteoarticolari. Io ringrazio il dottor Roberto Pelati, grazie mille per tutti i chiarimenti che ci hai dato, ricordiamo medico e dentista, quindi di nuovo la linea a voi di Salute 3.0. Ringraziamo Nicola Franceschini per questo servizio e quindi andiamo un attimo a commentare questo rapporto tra occlusione e postura. Il dottor Pelati ci diceva che esistono due scuole di pensiero. Lei, per esempio, professore, cosa ne pensa?
Le scuole di pensiero devono essere rafforzate da dati di fatto scientifici, d'accordo? Ora, non vi è dubbio che quello che dice il dottor Pelati ha una verisimiglianza scientifica, vale a dire che la connessione fra i muscoli della mandibola, della faccia e le catene muscolari della colonna cervicale è molto stretta. Basti pensare che quando si ha un mal di denti, è anche molto banale, un aneddoto quasi, quando si ha un mal di denti si sta piegati da un lato, dal lato in cui fa male. Questa postura, questa cattiva postura, certo, mi passi a questo punto, è proprio il termine, è proprio il momento giusto di nominare, esatto, la cattiva postura. Questa cattiva postura obbligata porta a delle contrazioni muscolari da un lato, delle anomale distensioni muscolari dall'altro, e quindi la stimolazione di terminazioni sensitive, dolorifiche, che poi portano ulteriormente a strutturare un'alterazione posturale che comporta dolore e che poi comporta malessere nella vita. Quindi porta ad aggravare anche problemi, certo, per una cattiva posizione, una cattiva esatto, postura. È un circolo vizioso. E invece, dottor Dolcetto, cosa ne pensa? Io sono completamente d'accordo con il dottore, tant'è che in più di qualche occasione, come dicevo prima, avendo una visione a 360 gradi del corpo, è stato riscontrato un problema di malocclusione che proferiva poi nel corpo e andava a dare fastidio alle gambe piuttosto che a un piede, adesso nelle varie casistiche così, e quindi poi anche solo l'estrazione di un dente, quindi togliere l'equilibrio del nostro apparato stomatognatico non avendo la presenza di un dente, la lingua, che è un altro muscolo che interviene all'interno della mandibola, si trova a fare a comportarsi in una maniera non idonea, ovvero a non fare quei movimenti che noi facciamo normalmente, che dovrebbe fare normalmente. Ecco, quindi anche questo tutto influisce, come dicevamo prima, sulla postura. Certo. Quali sono i problemi invece che può causare una cattiva postura? Appunto, abbiamo definito cos'è la postura, d'accordo? Se la corretta postura è l'equilibrio armonico fra le varie parti del corpo e la giusta relazione fra il corpo e lo spazio, la cattiva postura è un'alterazione di questo fine equilibrio, un'alterazione di questo equilibrio che comporta, gioco forza, alterazione delle forze muscolari che agiscono sull'equilibrio stesso dell'organismo. Facciamo un esempio. Se noi abbiamo degli elementi, diciamo delle rilevazioni che vengono fuori sbagliate da uno di questi sistemi di rilevazione che ho detto prima, di recettori che ho detto prima, cioè per esempio facciamo conto dal piede, il piede che viene, che ha una patologia, facciamo un esempio, la luce valgo, visto che siamo, certo, in un contesto che parla anche di medicina, è un piede che manda dei segnali errati al sistema nervoso centrale. La risposta a questo a queste stimolazioni errate avviene con il reclutamento di gruppi muscolari in maniera impropria, e questo sostiene una alterazione, come si diceva, posturale, una cattiva postura che provoca dolore e provoca anche squilibrio a livello delle articolazioni, con precoce usura delle articolazioni stesse, delle strutture organiche, quindi un danno alla fine, alla lunga, uno squilibrio posturale provoca anche un danno organico. E quindi come si cura? Qual è il ruolo dell'ortopedico in questo caso? Il ruolo dell'ortopedico è quello di riconoscere questi squilibri posturali, di non trascurarli, di non essere superficiale, di andare a fondo, di fare una buona diagnosi per cercare di capire se è possibile eliminare le cause, d'accordo, e più che agire solamente sul sintomo. E una volta riconosciute, poi entrano in gioco figure professionali giuste, come per esempio quella del tecnico posturologo, che può a quel punto consigliare al paziente la cura giusta per ripristinare la corretta postura. Insomma, in sostanza,
La postura è un argomento che è multidisciplinare e prevede la concorrenza, il concorso di strutture e di specialità differenti con l'unico obiettivo di far star bene la persona che ne ha bisogno. Ringraziamo il professor Sollazzo, grazie per essere stato qui. Continueremo a parlare di postura dopo la pubblicità. Ben ritrovati a Salute 3.0, continuiamo a parlare di postura e di problemi appunto legati a cattive posizioni che derivano anche da cattive abitudini. Ne parliamo con il nostro posturologo Rick Dolcetto, che resterà qui per tutta la puntata, e il fisioterapista Mirko Micheli, che è appena venuto a trovarci. Buonasera, buonasera Mirko. Allora, abbiamo pensato di allestire un piccolo ufficio all'interno del nostro studio proprio per mostrare quali sono le cattive abitudini che hanno la maggior parte degli italiani e per mostrare invece quali sono le posizioni giuste da adottare per non avere poi problemi di tipo posturale, ma non solo, come potremo scoprire. Quindi invitiamo la nostra modella Benedetta Lucascio, che si presterà questa sera per alcune dimostrazioni. Benvenuta, sì, Benedetta. Bene. Piacere, Benedetta. Mirko. Allora, mostriamo intanto qual è la posizione corretta da in piedi, sì, ne approfittiamo. Piedi, ecco, allora la posizione corretta, la postura corretta da in piedi è quella che segna una linea immaginaria dall'orecchio, la spalla, l'anca, il ginocchio e l'avampiede. Ecco, quindi bisogna tenere la pancia un po' in dentro, il petto in fuori e la testa dritta, il bacino rilassato, la testa rilassata. Ecco, questa è quindi la questa posizione è la posizione ideale, ideale. Quindi la postura non stare, ideale. Non stare con le spalle piegate in avanti, come vediamo oggi purtroppo anche molti ragazzi giovani che hanno un atteggiamento così super certo. rilassato, e neanche stare all'indietro in questa posizione qua. Quindi serve una via di mezzo, bisogna stare esatto, dritti, la nostra esatto. Benedetta è una modella, quindi lo fa di professione, però perfetto. Bisogna pensarci e insomma assumere esatto. la posizione corretta. Esatto. E invece in ufficio, quando ecco. si è seduti? Allora, in ufficio, quando si è seduti, anche qui bisogna stare con la schiena il più dritto possibile, per cui seduti con il sedere appoggiato. Ok, bisogna appoggiarsi alla, bene allo schienale. Appoggiarsi quindi. Bene allo schienale. Noi consigliamo anche di tenere un piccolo cuscinino a livello lombare in modo da attenuare la lordosi e da non lasciare in tensione la muscolatura della parte lombare. E questi cuscini dove si possono trovare? Ma basta anche un piccolo cuscino ripiegato di quelli che anche abbiamo okay, a casa. Quindi basta portarcelo bisogna, anche da casa. Basta portarcelo anche, non c'è bisogno che sia molto grosso, altrimenti okay. dà fastidio, solo proprio un appoggio a livello lombare. Ecco, la parte dorsale deve stare appoggiata allo schienale, la schiena dritta, e quando si sta alla scrivania, al computer, è importante tenere le braccia appoggiate, i gomiti appoggiati. Benissimo. Un'altra cosa molto importante è la posizione delle gambe, che devono disegnare tre angoli a 90 gradi, quindi 90 gradi con l'anca, con la coscia, 90 mm-hmm. gradi il ginocchio con la gamba e 90 gradi la caviglia con il piede. Okay. Questa è la posizione ideale. Quindi è la posizione per ideale per non avere dei problemi. Dei problemi. Perché ecco. invece di solito si sta accucciati magari esatto, sopra esatto. la tastiera, questo che cosa può comportare? E questo può comportare poi dei problemi a livello dorsale, a livello cervicale, che poi si riflettono anche in altre parti del corpo. Perché il nostro corpo è un organismo che è formato da muscoli, fasci muscolari e organi che lavorano in sintonia tra di loro, per cui un'infiammazione, un disequilibrio di un certo muscolo poi incide anche su altre parti del corpo, quindi è molto importante che i muscoli lavorino in sintonia tra di loro. Un'armonia dei muscoli poi produce anche il fatto che le articolazioni lavorino
tra di loro meglio, quindi si evita e si prevengono infiammazioni, irritazioni delle articolazioni che possono portare anche conseguenze dei problemi più gravi. Esatto. Un'altra cosa importante è la posizione del monitor, che dovrebbe essere all'altezza dei nostri occhi, per cui in modo da non stare piegati né in avanti né su e né ruotati da una parte e dall'altra. Quindi una posizione dritta deve essere dritto fronte a noi. Quindi un'altra cosa importante è, per chi sta molte ore seduto al computer e comunque alla scrivania, ogni mezz'ora, 45 minuti, alzarsi, camminare, quindi prendersi la pausa, un pochino, magari una boccata d'aria, un pochino e poi tornare seduti, in modo da non stare molte ore fermi sempre nella stessa posizione. Perfetto, la ringraziamo. Prego. Vorrei sentire anche un parere dal nostro posturologo, quanto influisce una cattiva postura in ufficio? Sì, è l'ufficio probabilmente che infierisce sulla cattiva postura, perché con rispetto parlando chiaramente della nostra attività lavorativa, è proprio un gesto ripetuto che dura 6-8 ore a seconda degli impegni lavorativi e produce appunto una posizione poco corretta che poi tende a diventare la nostra posizione in maniera virgolettata. Una cosa che si può fare quando siamo in queste condizioni in ufficio è appunto creare o mettere anche solo un paio di libri, creare degli spessori al di sotto dello schermo in modo tale da avere il nostro sguardo che sia parallelo al terreno e comunque che cada direttamente sullo schermo. Ci eviterà questa posizione, ma ci dà la possibilità, come ha detto giustamente Mirko, di avere buon appoggio alle mani sia per scrivere sia per leggere e quindi per interagire tra. Quindi non avremo neanche problemi a livello cervicale in questo modo. Sì, non andiamo possiamo evitarli. Esatto. E invece per quanto riguarda i piedi è giusto mettere anche uno spessore magari sotto per una giusta posizione delle gambe? Prima parlavamo della posizione delle gambe. Si può anche cambiare posizione con le gambe, avere un piccolo spessore, alzare una volta un piede, una volta l'altro, anche tutti e due, in modo da cambiare un po' posizione. Ok, ecco, quindi questo può far bene, può essere una buona abitudine anche cambiare. Questo è importante posizione. Soprattutto il fatto di alzare i piedi quando si sta in piedi, quando si lavora in piedi. Ok. Quindi ad esempio un consiglio che noi diamo sempre alle persone, in particolare alle donne che stirano, quindi che stanno molte ore in piedi, è di mettere un piccolo sgabellino di 15-20 centimetri sotto il tavolo e alzare alternativamente un piede e poi l'altro, in modo da distribuire un pochino e di armonizzare meglio, diciamo, lo sforzo muscolare su una gamba. Peso anche, quindi questo può essere un buon accorgimento anche da adottare a casa. Adesso invece parliamo di ginnastica posturale e abbiamo portato un tappetino proprio per la nostra Benedetta per mostrare anche qualche esercizio che può essere replicato anche da voi a casa. Quindi, allora possiamo comunque iniziare prima di stenderci con degli esercizi in piedi per la parte cervicale, che è importante anche quella, quindi non la puoi stare seduta. Allora ci sono, diciamo, la ginnastica posturale, come dicevo prima, serve un po' per armonizzare tutti i gruppi muscolari del corpo, per cui quando noi nel nostro studio facciamo questa ginnastica iniziamo dalla parte cervicale, le spalle, le braccia, la parte dorsale, la parte lombare, le gambe, ecco. Quindi, diciamo, uno dei benefici della ginnastica posturale nel lungo periodo è anche quella di allenare il nostro corpo a percepire quelle che poi sono le posizioni scorrette che assumiamo nello spazio durante il tempo, per cui anche ad avere la possibilità di un'auto correggersi automaticamente, quindi un'auto guarigione di quelle che possono essere le varie posture scorrette. Quindi può essere l'ideale anche per la prevenzione. Esatto. Ecco. Quindi mostriamo magari qualche esercizio. Sì. Allora, per quanto riguarda gli esercizi della parte cervicale, gli esercizi vanno sempre fatti abbinati alla respirazione, che è una parte integrante dell'esercizio. Allora, per la parte cervicale, diciamo, la posizione è sempre quella che dicevo prima, quindi appoggiati bene con la schiena dritta, si inizia con la retroversione della parte cervicale, quindi anche solo alcuni esercizi di espirazione, si espira, si fa il doppio mento e lentamente si espira,
Questo è il primo esercizio abbinato alla respirazione. Poi si fanno degli esercizi di flesso-estensione, quindi si inizia sempre respirando, si inspira, si fa il doppio mento e si inizia con l'esercizio portando il mento verso il petto. Quando si arriva alla fine dell'esercizio ci si ferma e si espira. Cioè si fa uscire proprio tutta l'aria dalla pancia, poi si torna su, doppio mento, si inspira, si estende, si fa l'esercizio in estensione, anche qui quando si arriva in fondo ci si ferma, e si espira e si butta fuori tutta l'aria. Ecco, 10, si conta uno quando si è in su, in modo da farne 10 in più. Una decina di ripetizioni. Con questo esercizio. Questo è il primo esercizio. Secondo esercizio è la rotazione laterale, quindi sempre dalla stessa posizione, si inspira, doppio mento, si ruota la testa verso una parte, guardando dietro con la coda dell'occhio fino a dove si riesce a vedere, poi ci si ferma, si espira, si butta fuori tutta l'aria. Lentamente si ritorna alla posizione di partenza, doppio mento, e si inspira e si fa lo stesso esercizio dall'altro lato. Esatto, anche da questa parte, espirando alla fine dell'esercizio. Questo è il secondo esercizio, anche questo da ripetere una decina di volte, molto lentamente abbinato alla respirazione. Ecco, il terzo esercizio è la flessione laterale. In questo caso la testa rimane dritta, deve solo flettere lateralmente da una parte e poi dall'altra. Anche qui si parte con la retroversione del collo, doppio mento, si inspira e lentamente si piega la testa dall'altro. Poi si torna alla posizione di partenza, doppio mento, si inspira e lo si fa da quest'altra parte. Quindi sono esercizi che possono essere fatti anche seduti e quindi magari anche in ufficio. In ufficio, 5-10 minuti. Una piccola pausa. Una variante di questo esercizio per dare più efficace è quella di mettere una mano sulla testa quando, quando si è nella posizione di flessione, si mette una mano sulla testa, puoi mettere una mano sulla testa e lentamente provocare una piccola trazione in modo da tirare un po' di più la muscolatura laterale del collo. La stessa cosa si fa dall'altra parte. Lato. Così si mette una mano e lentamente, molto delicatamente si tira il collo da questa parte qua. Ecco, l'ultimo esercizio per la parte cervicale della colonna è la rotazione completa, quindi molto lentamente cerchiamo di disegnare un cerchio con la testa e facciamo una decina di rotazioni da una parte, poi ci fermiamo un attimo, ci rilassiamo e ne facciamo 10 nell'altro senso. Ecco, questo esercizio all'inizio può dare qualche problemino, soprattutto per chi ha problemi a livello cervicale, però man mano che si fanno tutti questi esercizi si faranno sempre meglio e i problemi in teoria... Quindi consiglia di farlo anche tutti i giorni. Certo, un paio di volte al giorno. Esercizio, un paio di volte al giorno. Invece abbiamo anche altri tipi di esercizi magari che può proporre il nostro posturologo? Sì, dipende, ma tutto molto corretto quello che dice Mirko. La cosa su cui vorrei soffermarmi io è la soggettività della persona che chiaramente prende anche a cuore il fisioterapista nel proprio lavoro, perché se c'è una zona del corpo che sta soffrendo ma che non è, diciamo, la vera causa del corpo, poter lavorarla potrebbe avere qualche ripercussione negativa, ma chiaramente appunto è la soggettività della persona. Sono esercizi che vanno bene per la quasi totalità di noi, perché la struttura anatomica delle persone, maschi e femmine, è pressoché uguale. Chiaramente quello che cambia è la nostra storia, il nostro passato. Ognuno di noi ha un vissuto fatto di stress fisico, emozionale, traumi, incidenti e quant'altro, e questi chiaramente vanno ad inficiare a livello posturale. Quindi poi l'importante è anche rivolgersi a uno specialista per avere magari consigli giusti. Che specialista, che sia fisioterapista, un dottore, un posturologo, qualcuno che analizzi la soggettività della persona, perché ognuno ha la propria storia e quindi in base a quella va fatto il lavoro. Questo è molto importante. Infatti noi prima di iniziare un ciclo di ginnastica facciamo una valutazione della persona, vediamo quali sono i problemi, a volte ci arrivano già con una diagnosi fatta e con una prescrizione,
a volte no, quindi si fa sempre una valutazione, si vede com'è l'allineamento delle spalle, delle anche, del bacino, e in base a quello poi gli esercizi vengono misurati a livello di ogni singola persona. Certo, e quindi quali sono i benefici di una ginnastica posturale a lungo periodo? I benefici sono quelli di riuscire a creare un equilibrio tra le varie, i vari fasci muscolari, per cui far lavorare armonicamente tutto il corpo. Questo, come dicevo prima, fa sì che le articolazioni lavorino in modo corretto e quindi non si producono delle infiammazioni, delle irritazioni o altre patologie che possono poi a lungo andare dare dei problemi. Ecco, questo è molto importante. Perfetto, quindi insomma sia la ginnastica posturale sia come prevenzione che come cura di alcune patologie, certo. E quindi ci si può rivolgere ovviamente a degli esperti per avere tanti consigli sugli esercizi giusti. Sì. Io ringrazio tantissimo Mirko Micheli di essere stato grazie. Con noi, spero di ritrovarla nelle prossime puntate. Bene. Per parlare di altri argomenti. Ci vediamo dopo la pubblicità per parlare della giusta scarpa e ovviamente di postura. Eccoci di nuovo a Salute 3.0. Come vi abbiamo promesso, parleremo di scarpe, tacco alto, tacco medio, tacco basso. Che come influiscono le scarpe sulla postura? Quale scarpa è più adatta alle nostre esigenze? Lo scopriremo insieme al nostro tecnico posturologo Rick Dolcetto, che resterà con noi per tutta la puntata, e il nostro tecnico ortopedico Enrico D'Arrigo. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Sera. Allora, parliamo un po' di postura, di tacchi, di scarpe, abbiamo detto. E quindi vogliamo capire un po' come il tacco per noi donne influisce sulla postura. Io ho invitato la nostra modella Benedetta, farà una sfilata. Vediamo un po' come influisce il tacco. Vedete il tacco di Benedetta, vorrei capire da voi se è un tacco corretto, come influisce, quali problemi potrebbe portare. Allora, il problema è un tacco alto. Diciamo che il tacco alto può provocare diversi problemi, perché intanto, come diceva prima il professor Sollazzo, il piede è, diciamo, uno dei principali strumenti del corpo che recepisce i messaggi dal terreno e li manda al sottocorticale, che il sottocorticale a sua volta elabora e rimanda indietro una risposta. Ovviamente, staccandolo così tanto dal terreno, il piede non recepisce i messaggi correttamente. Questo è uno dei problemi. Poi spostiamo il nostro peso del corpo, andiamo a sbilanciare tutta la postura, spostiamo tutto il peso del corpo sull'avampiede. Quindi in seguito a questo potremmo avere problemi a livello metatarsale, di metatarsalgia, cioè di un crollo, di un collasso dell'arcata metatarsale, perché in questo caso sottoponiamo a uno stress continuo l'arcata metatarsale, sollevando troppo il tallone da terra. Ok, quindi sforziamo troppo la parte anteriore del piede. Poi, siccome, come sempre collegandomi alla postura, la postura, noi stiamo in equilibrio rispetto a un asse gravitazionale, ovviamente questo equilibrio sul tacco, essendo un tacco soprattutto stretto, ci viene a mancare. Quindi la nostra muscolatura, tra virgolette, non c'è più quell'armonia, perché la nostra muscolatura è sottoposta a uno stress eccessivo per cercare questo equilibrio rispetto a quest'asse gravitazionale. Okay. Quindi potremmo avere anche problemi, diversi problemi osteostrutturali, muscolari. Certo, quindi parlando di postura, prima parlavamo di postura, la posizione corretta, quindi cambia con un tacco, indossando un tacco? Sì, perché come diceva giustamente, il nostro baricentro si viene praticamente a spostare in avanti caricando la parte anteriore del piede, e quindi la muscolatura posteriore, che è quella che ci mantiene in equilibrio, va a sovraccaricarsi, a fare un lavoro molto più grosso. Quindi facciamo uno sforzo ulteriore portando il tacco. Che questo chiaramente non è il non portare i tacchi, ma come dicevamo prima dell'apparato, per quanto parlavamo nell'ambito lavorativo, i tacchi ripetutamente portati per una X ore diventano appunto un disturbo a livello posturale, perché vanno a variare quello che è l'equilibrio naturale del corpo. Certo, ringraziamo Benedetta e ci vediamo tra pochissimo con un altro paio di scarpe che vorrei sottoporre al nostro dottore. E intanto, dottore, qua abbiamo alcuni esempi di scarpe. Per esempio, parlavamo di tacco alto, un tacco come questo, quindi
un tacco come questo è sbagliato. Ovviamente dipende sempre quanto lo si porta, perché se io devo portarlo per una cena non è un problema, cioè sottoporre il nostro fisico a uno stress di un'oretta, due orette non è un problema. Se io devo mettere un tacco di quello per farci una passeggiata diventa un problema, per camminarci a lungo diventa un problema. Dipende su, si deve sempre razionalizzare la cosa, certo, rapportare al tempo di utilizzo, al tempo di utilizzo, certo. E quindi invece un tacco magari che abbia un plateau sforza meno il piede? Assolutamente, sarebbe meglio avere un plateau sotto la pianta in modo da riequilibrare la differenza fra retropiede e avampiede, e magari un tacco più largo per avere una maggiore stabilità, in modo da avere un migliore equilibrio. E quindi qua abbiamo un altro esempio di tacco più basso, però anche in questo caso è troppo stretto. In questo caso immagino l'altezza potrebbe andare bene, perché un tacco idoneo si aggira dai 2 ai 3 centimetri per far sì che il peso del corpo venga distribuito in maniera uguale fra retropiede e avampiede, però un tacchetto abbastanza stretto che potrebbe dare problemi di equilibrio. Quindi soprattutto anche a chi ha già delle patologie, quindi un piede piatto, un piede cavo, quindi una supinazione, una pronazione del piede, il tacchetto non farebbe altro che accentuare il problema. E invece passiamo all'ultimo tipo di scarpa, ma chiamerei direttamente la nostra Benedetta che ce la mostra. Quindi la ballerina che è molto comoda, viene spesso portata dalle ragazze, ma la ballerina che è bassa. Assolutamente, la ballerina è troppo bassa in questo è caso. Troppo bassa. Certo, infatti vedendola non ha una postura, già non mantiene una postura corretta. Uno è troppo bassa, quindi andiamo a lavorare moltissimo sulla schiena, sui glutei e sulle gambe, quindi rischiamo un'infiammazione a livello dei muscoli lombari e delle gambe. Rischiamo tendini di Achillea perché andiamo a sovraccaricare il tallone, e quindi è una scarpa troppo bassa. E poi calcoliamo che praticamente lavorando così basso, senza un minimo di tacchetto, facciamo lavorare poco il muscolo della, non contraiamo il muscolo della fascia plantare e rischiamo che il piede si apra. Quindi siamo anche soggetti, in questo caso, certo, questa è troppo bassa. Troppo lo stesso bassa. Caso della ballerina, penso che sia uguale come l'infradito, magari assolutamente. I sandali. La scarpetta che si corretta, diciamo che una scarpetta idonea è una scarpa con un tacco largo che si aggira fra i 2 e i 3 centimetri. E quindi i classici tacchi più larghi che sono più comodi, e quelli perfetto, possono essere portati per più ore assolutamente, al giorno. Assolutamente, quelli là sono anche considerati infatti scarpe da cammino, da passeggiata, da passeggio, perché mantengono una postura corretta, quindi fanno sì che la gente possa passeggiarci decisamente senza che gli si arrechi danno. Invece qui che cosa abbiamo? Allora, questa è una pedana baropodometrica, è una pedana pressoria. Con questa qua si rilevano praticamente le pressioni del piede, quindi noi andiamo a vedere se la persona, il paziente, ha carichi prona o supina, oppure a carichi sbagliati, carica più su una gamba rispetto all'altra, oppure più sull'avampiede o sul retropiede. Andiamo a calcolare, praticamente andiamo a vedere la postura di una persona partendo dal quindi piede. Quindi si può proprio analizzare la postura. Assolutamente, partendo dal piede. Si può analizzare, perché questa pedana ha effetto un esame statico e dinamico, e poi abbiamo un accelerometro che vi farò vedere, che viene messo in vita all'altezza di L4 e L5, che ci consente di vedere la cinematica della pelvi, quindi di controllare i tre movimenti del bacino rispetto all'asse gravitazionale e a vedere se ha un movimento quindi, naturale oppure esatto, innaturale. Per andare ad indagare sulla certo, nostra sulla postura e quali potrebbero essere i problemi eventualmente, e quali potrebbero essere i problemi da per trovare una soluzione. E quindi certo, possiamo vedere come funziona magari con l'aiuto certo, della nostra volentieri, Benedetta. Volentieri. Allora, togliamo le scarpe. Okay. Saliamo sulla pedana pressoria, okay, bravissima. Questa pedana pressoria, ora non so se riusciamo a visualizzarlo, ci dà delle informazioni. Ora, se ti giri gentilmente verso così, perfetto, ok. Riesco a girare il computer? Posso? Certo, okay, certo. Questa pedana pressoria ci dà delle informazioni, noi vediamo i carichi del piede, come vengono distribuiti. Ovviamente essendo una pedana pressoria non si vedono le dita, perché le dita non fanno pressione in questo caso, ma le dita entrano in gioco solamente nella rullata, quindi in dinamica, non quindi in statica. I diversi tipi di colore riguardano la pressione. I carichi, assolutamente, possiamo evidenziarli così li vediamo meglio, evidenziamo il colore, vediamo i carichi maggiori che le ha. Lei in questo caso sta caricando moltissimo sul tallone e sul metatarso.
quindi ha un carico, eccessivo. Ha un carico eccessivo dovuto al fatto che lei ha un piede leggermente cavo e supinato, quindi un piede leggermente cavo porta a questo carico, non avendo molto appoggio sul mensopiede, distribuisce il carico in maniera sbagliata sul tallone e sull'avampiede. Ok, quindi questo esame poi ci può aiutare anche a trovare magari calzature idonee. A trovare calzature idonee oppure alla costruzione di ortesi, in questo caso di plantari, che vanno a compensare il problema che lei ha e la mettono in una condizione di postura, quindi di statica e di dinamica perfetta. Cioè, quindi andiamo a creare un equilibrio che lei in questo momento non ha, glielo andiamo a creare con un'ortesi plantare. Ok, quindi per i problemi più gravi si può. Assolutamente. Poi c'è questo macchinino che un accelerometro che, come dicevo prima, viene attaccato in vita e con questo riusciamo a vedere pure le oscillazioni del bacino. Quindi a vedere se si hanno problemi, quindi partiamo a fare un'analisi e analizziamo dal bacino ai piedi. Quindi si capisce il movimento? Assolutamente, le oscillazioni del bacino, oscillazioni, il tilt e la rotazione del bacino. Quindi è una prova che si fa in movimento? In movimento, assolutamente. Quindi sulla camminata? Sì, nella nostra sede viene effettuata sulla camminata questa operazione. Ok, e quindi ricordiamolo appunto dov'è la vostra sede? Sì, noi siamo a Ferrara, siamo all'ortopedia Estense, siamo a Ferrara in via Foro Boario 18/B. Volevo precisare che questa operazione, siccome la postura è una cosa che abbiamo a cuore, e noi effettuiamo l'analisi posturale proprio assolutamente in maniera gratuita per mandare un messaggio alla gente, cioè gli vogliamo dire volevi bene, cioè, perché il tutto parte dalla postura. E certo, quindi insomma è un esame postura, che si può fare gratuitamente. Si può fare gratuitamente presso la nostra sede, tranquillamente, non ha alcun costo. E quindi poi dopo ovviamente si possono riscontrare. Poi dopo si vede, se si riscontrano dei problemi, allora poi si va in collaborazione con l'ortopedico, col posturologo, col fisioterapista, in base per trovare una soluzione al problema. Ok, quindi è un esame che possono fare i bambini, gli adulti? È un esame che possono fare tutti, assolutamente, dal bambino all'adulto, senza problemi. Ok, invece qua vedo che abbiamo portato questo, un esempio. Sì, ho portato un esempio, plantare. Questo è un'ortesi plantare, è un plantare particolare, è un plantare che viene sviluppato in CAD-CAM. Praticamente questo plantare viene fatto un'impronta del piede, una rilevazione, viene scansionata tridimensionalmente in 3D e poi c'è una fresa noi disegniamo, praticamente proprio disegniamo il plantare in CAD-CAM e una fresa lo fresa. Quindi questo qua ci permette di ottenere un plantare molto leggero, leggerissimo, sottilissimo, da utilizzare anche in calzature un pochettino più strette, più eleganti e soprattutto adatto a tutte le persone, soprattutto agli sportivi, perché ha una leggerezza e una consistenza. Quindi una è un plantare che viene fatto su misura e può essere messo quindi sia in una scarpa tennis. Certo, che in una scarpa un po' più elegante. Immagino non uno di questi. Assolutamente no, tacchi. Perché non essendo una scarpa idonea, per una scarpa posturalmente corretta, non contiene neanche il plantare. Però nella scarpa che si usa tutti i giorni. Tutti i giorni, può sì, essere, una sneaker, sì, tranquillamente. Assolutamente, il plantare va tranquillamente dentro. Okay. E poi dopo nell'ortopedia Estense comunque troviamo diverse soluzioni. Assolutamente, come parlavamo prima, pure per stare seduti ci sono dei cuscini apposta, ci sono dei cuscini posturali che sono dei cuscini a cuneo che obbligano la persona a stare nella posizione corretta. Ecco, i cuscini con cui parlavamo con il nostro fisioterapista Michele. Ci sono dei cuscini a cuneo che obbligano la persona a lavorare più sull'addominale, diciamo sul lombare, a stare seduti in una posizione corretta. Poi ci sono delle spinte lombari, dei cuscini lombari, ci sono diversi sistemi. E invece per quanto riguarda le calzature avete Le calzature, abbiamo una vasta gamma di calzature, dal bambino all'adulto, uomo, donna, di tutte quindi le anche tipologie. Indicate per alcuni sono tutte problemi. Calzature indicate che hanno determinate caratteristiche proprio per avere un'ottima postura e tutte atte a contenere il plantare. Assolutamente. Benissimo. Quindi prima parlavamo, mi viene una domanda per il nostro tecnico posturologo, parlavamo di quindi un esame che possono fare sia i bambini che gli adulti. Nella sua carriera ha riscontrato più problemi nei bambini, negli adulti? Chi è che ha più problemi di postura? Diciamo che siamo in equilibrio. A livello numerico non saprei sbilanciarmi se sull'età infantile o probabilmente più
sbilanciata, ecco, no, adesso pensandoci, ragionandoci, più sbilanciata, diciamo, verso un'età più adulta, proprio perché, come dicevo prima, tutti abbiamo una storia e quindi la nostra storia è fatta di incidenti, traumi o qualsiasi cosa che appunto modifica la nostra postura. Quindi poi magari portarsi avanti per anni in cattive abitudini potrebbe anche influire su una cattiva postura. Anche se purtroppo abbiamo avuto anche più di qualche casistica di bambini che per qualsiasi, anche solo per purtroppo un parto non andato a buon fine o dove è successo qualche complicanza, ne abbiano accusato in maniera a livello di postura, certo, gambe, piedi, piuttosto che qualsiasi altro apparato che, come dicevamo prima, è e può influire perdere. Anche magari lo zaino, lo zainetto della scuola, se ci sono troppi libri. Certo, tutto. Se per assurdo non andiamo a rispettare quella linea perpendicolare che parlavamo prima con il nostro fisioterapista, comporta uno squilibrio dei lavori muscolari e quindi un ipolavoro di una parte posturale e un iperlavoro di un'altra parte muscolare. Va bene, grazie mille, quindi abbiamo capito che la postura è davvero importante. Ringraziamo il nostro tecnico ortopedico e salutiamo anche la nostra modella Benedetta e ci vediamo dopo la pubblicità per parlare di sport questa volta. Bentornati a Salute 3.0, stiamo parlando di postura a tutto tondo, ma non solo, perché oggi abbiamo come ospite un campione sportivo. Parliamo di canoa insieme al nostro Giacomo Cinti. Buonasera. Buonasera. E ovviamente abbiamo il nostro tecnico posturologo Rick Dolcetto. Affronteremo un po' l'argomento della canoa, anche perché tu, Giacomo, la pratichi a livello agonistico. Come è iniziata questa passione intanto? Io ho cominciato 10 anni fa. Perché il mio attuale allenatore ha insistito molto sul fatto che io provassi questo sport. Mio papà lo praticava già da anni e provando mi è piaciuto, io venivo dal basket, quindi ho mollato... Quindi totalmente differente. Sì, sì, certo, certo. Ho mollato quello che era il basket, quindi le palestre, e sono entrato nell'ambiente naturale dove si svolge il mio sport, insomma. Quindi un allenamento all'aria aperta. Esatto. E quanto ti alleni? Io mi alleno praticamente tutti i giorni, 2 volte al giorno. 2 volte al giorno? Sì, un allenamento mattutino che generalmente è quello più impegnativo e un allenamento un po' più soft, anche se non lo è, nel pomeriggio. E alcune volte si inserisce una terza seduta che può essere una corsetta, proprio un allenamento aerobico sciolto proprio per rilassarsi. Ecco. Certo, quindi sei perennemente in allenamento, sì, anche certo, perché continui a fare campionati a livello nazionale, internazionale, mondiale per esempio. Parliamo del tuo ultimo campionato, sì, a livello quest'estate mondiale. Quest'estate ho partecipato ai campionati mondiali universitari perché sono anche studente di scienze motorie. E sono andati bene nonostante una via di stagione un po' traballante e infatti sono ecco, riuscito... qui ti vediamo in canoa per sì, esempio. Sono riuscito ad arrivare secondo nel K4 200 e terzo nel K2 500, non sono distanze olimpiche però sono comunque ottimi risultati per quello che era il contesto mondiale. Quindi tu hai rappresentato alla grande, vorrei dire, l'Italia. Sì, certo. I complimenti e comunque ti stai allenando, continui a partecipare a campionati, quindi diciamo giri molto per fare sì, questo sport. È impegnativo soprattutto dal punto di vista economico, perché comunque la preparazione tra nutrizionista, fisioterapista, preparatore atletico, diciamo così che e trasferte per le varie gare, risulta essere molto impegnativa, ecco. E per fortuna la famiglia mi sostiene molto e quindi mi dà la possibilità di fare questo tipo di attività, ecco. Ecco, come ci si prepara a una gara? Allora, la preparazione a una gara è molto soggettiva, cioè dipende dalla personalità soprattutto di una persona, perché c'è quello più emotivo che ha bisogno di lavorare più dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico e invece c'è anche quello che vuole sentirsi
proprio carico dal punto di vista fisico, quindi arrivare fino all'ultimo giorno prima della gara con allenamenti pesanti e cercare di rendere al 100%. Quindi come allenamenti pesanti parliamo quindi di uscite proprio in canoa o anche magari pesi, palestra? Beh, diciamo così che la preparazione generale varia dal periodo invernale al periodo di gare. Nel periodo di gare si lavora molto più spesso in canoa, con lavori specifici sulla velocità, sulla resistenza e potenza lattacida e con lavori di potenza e forza massimale in palestra. Mentre nel periodo invernale si lavora molto meno in barca, soprattutto perché fa freddo. C'è più freddo. E prediligono di più gli allenamenti in palestra e aerobici come nuoto, corsa o bici. E quindi le gare si svolgono anche nel periodo invernale oppure ci si ferma un attimo per il freddo e si riprende? No, nel periodo invernale non si svolge praticamente nessun tipo di gare, tranne qualche test. Quindi vi preparate insomma per la prossima Però, stagione? Però dalla primavera, quindi dal mese di aprile fino a settembre, è un full immersion nelle competizioni. E lo sport della canoa, chiedo al professor Dolcetto, quanto influisce sulla postura? È un bene, è positivo oppure anche qui possiamo riscontrare dei problemi magari a lungo andare? Allora, anch'io faccio una premessa, vengo dal mondo sportivo, io sono stato un giocatore di rugby professionista, quindi non potrò mai andare contro quel mio passato. Poi sappiamo che, tanto per fortuna che c'è gente come Giacomo che si allena, ci dà dentro, che rappresenta alla grande i nostri colori. Di sicuro ci ritroviamo nella casistica di cui parlavamo prima, ovvero un gesto ripetuto per 2-3 volte al giorno, chiaramente comporta in Giacomo o in qualsiasi altra persona un atteggiamento posturale non corretto che va migliorato in una maniera più espansa possibile, ovvero tutta la muscolatura che Giacomo utilizza questo gesto, correggimi Giacomo, potrebbe essere inserita una sorta di allungamento muscolare proprio volto al miglioramento del suo gesto, perché la muscolatura in fase anche di pesistica subisce un accorciamento, il nostro muscolo può essere di questa lunghezza, allenandolo tenderà ad accorciarsi, quanto più noi riusciamo a dargli la lunghezza iniziale, tanto più possiamo reclutarlo nel gesto di forza, potenza, massimale o qualsiasi altra cosa. Quindi diventa importante compensare l'allenamento anche con altri esercizi di allungamento, come per esempio lo stretching, mi viene da pensare? Sì, lo stretching è una cosa, lo leghiamo a una tempistica che non è sufficiente. Noi non parliamo di stretching, parliamo di allungamento muscolare. In una statistica, se non sbaglio, datata 2012, gli studi a New York dicevano che il muscolo comincia ad allungarsi dopo 90 secondi di una posizione mantenuta nel tempo. Quindi è tantissimo, un minuto e mezzo. Assolutamente. E quindi possiamo renderci conto di quanto il minuto e mezzo sia praticamente pari a zero allungamento, ma cominci posteriormente l'allungamento e da lì bisognerebbe mantenere la posizione. È un lavoro molto differente dallo stretching, però che dà grandi risultati. Ormai nelle preparazioni, io stesso seguo 5 atleti professionisti nei loro campi, nelle programmazioni di alto livello sono previste delle sedute posturali proprio per riprendere un equilibrio idoneo e per dare la lunghezza ai muscoli che necessitano per lavorare. E quindi, come diceva Giacomo, diventa molto importante anche l'essere seguito nella fase preparatoria, certo, dal fisioterapista, posturologo e anche per quanto riguarda l'alimentazione, dicevi. Quindi seguite un regime alimentare? Sì, in base al tipo di allenamento che c'è da affrontare o che si è affrontato, si va ad alimentarsi con ciò di cui si ha bisogno, perché è inutile fare un sovraccarico di proteine quando il muscolo necessita più che altro di carboidrati per ripristinare le energie usate durante l'attività fisica. Quindi comporta anche diversi sacrifici, magari devi fare delle rinunce, solo dal punto di vista alimentare, ma penso anche di tempo, perché se ti alleni 2-3 volte al giorno, sacrifichi molto tempo, cioè lo dedichi allo sport. Sì, diciamo così che ciò che piace non è sacrificio, esatto. Quindi
Per me non lo è, però per la gente che mi sta attorno potrebbe esserlo, ecco. Anche se magari fa finta di niente oppure mi supporta comunque, diciamo così che 2-3 ore al giorno di allenamento più lo studio rimane gran poco tempo, perché comunque ci serve anche il riposo. Ecco, quello è vero, certo. Però stai lavorando per avere risultati importanti. Certo. Tu ti alleni a Comacchio al Canoa Club, giusto? Io mi alleno a Comacchio al Canoa Club, una piccola società che però negli anni si sta evolvendo, sta migliorando appunto. Oltre a me altri ragazzi sono arrivati a buoni risultati sia in campo nazionale sia in campo internazionale. Purtroppo l'andare avanti con l'età ha fatto sì che questi prendessero scelte diverse da quella che ho preso io, quindi quella di studiare e di continuare a fare lo sport, però diciamo così che man mano vengono su sempre nuovi ragazzi che si impegnano, ci danno dentro, perché è uno sport, come dicevi tu, di sacrificio, soprattutto perché andare in acqua d'inverno con 0 gradi o la neve o la pioggia non è il massimo. Non è facile. Quindi voi vi allenate con qualsiasi condizione meteorologica, anche con la pioggia? Sì, tempo permettendo, in estate va bene qualsiasi cosa, cioè se piove ci si allena anche meglio. In inverno diciamo così che cerchiamo di ovviare con allenamenti a secco, sì, perché diventa troppo impegnativo. Però comunque avete un ambiente dove potervi allenare, per esempio a Comacchio avete le valli. Sì, sì, certo. Abbiamo siete completamente in mezzo alla natura. Sì, sì, abbiamo un grosso bacino d'acqua che misura svariati chilometri, quindi il paesaggio anche su un allenamento lungo di 20 chilometri cambia in continuazione, non è mai lo stesso, poi immersi nella natura è tutt'altra cosa, e in caso appunto di condizioni meteo avverse o qualsiasi altro tipo di evento abbiamo strutture a terra come la palestra e una sala dove facciamo attività aerobica specifica per la canoa con paga ergometri e remi ergometri, in modo da non rimanere mai fermi, ecco. Quindi riuscite sempre ad allenarvi anche con la nebbia? Sì, la nebbia più che altro rende le cose rischiose, perché tra pescatori e barche, perché cioè diventa, non essendoci visibilità, diventa più pericoloso. Diventa impegnativo avere la visibilità, appunto. Però tu ti stai allenando, io so, stai puntando a grandi risultati. Adesso sì. Qual è il tuo prossimo step? Adesso ci sono 2 step prima di arrivare al clou. Ad aprile ci saranno le selezioni per la squadra nazionale che definirà la rosa che parteciperà ai mondiali di agosto. E poi, se tutto va bene, incrociando le dita, ci sarebbero le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Guarda, speriamo di vederti lì e di poter fare il tifo, anche perché un ferrarese alle Olimpiadi sarebbe davvero il massimo. Ma tornando a parlare di sport, oltre alla canoa, quali sport magari possono essere più indicati, se ci sono degli sport più indicati di altri per favorire la postura? Lo sport più indicato è quello che ci piace fare, direi, perché sono sicuro che se anche a Giacomo avessi detto guarda Giacomo che nel tuo futuro potrebbero esserci degli acciacchi dovuti al tuo gesto ripetuto continuo e lascio rispondere a lui, di sicuro mi avrebbe detto guarda, me lo confermi Giacomo, lascia stare, se arriveranno cercheremo di metterci in modo mano insieme a chi si occupa di me nel mio staff, sì, sì. Ma sicuramente non avrebbe vietato di fare quello che gli piace. Quindi davvero c'è solo da essere attenti, accorti a quelli che sono, appunto, mi ripeto un po', ma purtroppo è proprio il fulcro del discorso posturale, i gesti ripetuti e quei piccoli traumi sportivi che avvengono durante la nostra attività. Non devono essere sottovalutati, ma cercando di lavorare con loro, concedendo alla muscolatura massima libertà di espressione. Più la muscolatura è libera di muoversi, scusate, maggiore avrà libertà di movimento e consente anche una carriera, chiaramente senza tipo di infortuni, una prestazione continua che avviene step dopo step, miglioria dopo miglioria. Se ci sono purtroppo degli incidenti sportivi, chiaramente si riparte con l'azzeramento, la riprogrammazione,
non è sempre facile, anche se ci saranno, perché è inevitabile, ma comportarsi di conseguenza ci aiuterà. Quindi anche il nuoto, per esempio, che mi viene in mente, che viene indicato spesso per problemi alla schiena, anche quello... Sì, ti dico di sì. Sì, effettivamente il nuoto a 360 gradi è un rinforzo muscolare importante. Anche noi lo consigliamo, ma una volta risolta la patologia, ovvero se c'è un'infiammazione in atto del corpo e viene usato una disciplina per cercare la soluzione, in realtà non si troverà la soluzione. Si impacchetta il problema, anche se non lo si avvisa più, lo si mette solo in stand-by. Il consiglio mio è cercare di risolvere la patologia e poi pensare a un rinforzo muscolare che ci dia stabilità, dove il nuoto è comunque il principe degli sport, perché appunto lavora in maniera completa. Quindi sia il nuoto, ma sia anche a tutti gli altri sport, ovviamente, possono darci una mano e a mantenerci in salute, certo, ad avere un corretto stile di vita. Ringraziamo tantissimo il nostro tecnico posturologo Rick Dolcetto e facciamo un grosso in bocca al lupo a Giacomo Cinti. Ti auguriamo davvero di poter arrivare a Tokyo 2020. Grazie mille. Noi ci vediamo la prossima settimana e parleremo di acqua, terme e tanti altri sport.